Volta ci fanno vedere semplicemente i fogli con la scrittura di Leonardo, ma non è propriamente così, anzi, anche questi fogli sono ricchissimi di disegni, di cose belle da vedere e per capire anche questa mentalità molto ampia e profonda di Leonardo. Il problema questa volta riguarda le prove letterarie, potremmo dire, del buon artista, ingegnere, eccetera. In un certo senso egli lavorò una vita per riscattarsi dalla fama di essere uomo privo di formazione letteraria. E allora si vede come raccolse i libri, cercò di formarsi un bagaglio lessicale interessante, appropriato, e soprattutto si diede da fare per raccogliere in forme letterarie brevi le tradizioni popolare del suo tempo, soprattutto del mondo toscano nel quale lui era cresciuto. Quindi abbiamo favole, facezie, proverbi, pensieri, citazioni di classici e anche visioni fantastiche all'interno di questa mostra. Gli artefici sono, accanto al professor Marani, che sovrintende l'intera evoluzione del progetto che riguarda 24 mostre a partire dal settembre del 2009 per arrivare al giugno del 2015, Expo. E accanto a lui, che quindi ha avuto questa grande capacità di organizzare tematicamente 24 mostre successive per un totale di 44 disegni l'una, 22 nella nostra Federiciana, la sala inaugurata da Federico Borromeo, e 22 nella Scristiere Dramante, in via Caradosso 1, proprio a ridosso con il cenacolo di Leonardo. E oltre a lui e la sua capacità di coinvolgere in questa impresa studiosi affermati, come per esempio il professor Carlo Vece, e anche, diciamo, studiosi promettenti agli inizi di vita. Giuditta Cermigliaro ha dato una mano proprio in questo senso al professor Vece per mettere in fianco ai fogli di Leonardo anche stampe del tempo di Leonardo tratti dal nostro patrimonio ambrosiano che testimoniano appunto quella tradizione letteraria alla quale lui stesso attinge. Quindi stampe del 400, poi reperti letterari attinenti a Leonardo, scrittore, presentati da Giuditta, poi Giuditta di Valerio, ovviamente qualcosa di più particolare. Adesso, siccome il professor Vece non è qui con noi, perché dobbiamo appunto a Shanghai, attualmente a Shanghai, e fa la sua parte, oltre a quella generale, del curatore generale del nostro patrimonio ambrosiano, fa la presentazione di questa mostra per lui, il professor Cesare Pietro Marano. Pietro Cesare Marano, scusate. Sono un po' dislettico, leggiamo. No, grazie Marco e grazie a loro di essere qui. Siamo, come diceva Monsignor Puzzi, alla 16ª tappa del nostro lungo cammino, che ha appunto lo scopo di presentare a rotazione i fogli dei 1100 fogli del Codice Atlantico. E la tematica, come accennavamo questa volta, è appunto quella dell'eredità letteraria di Leonardo e particolarmente del settore, diciamo, più, potremmo dire, leggero, quasi popolare dei suoi interessi letterari, quindi quello che riguarda soprattutto le favole, le facezie, i motti. È una tradizione in cui Leonardo si trova calato a pieno, data la sua origine fiorentina e toscana, con una, diciamo, quasi precisa sovrapposizione della sua indole più ironica, arguta, con quella che è la qualità straordinaria della lingua toscana. Questo ci dà soprattutto una prima, diciamo, ragione dell'interesse di Leonardo nello scrivere queste favole nel momento in cui è qui a Milano, soprattutto in relazione alle attività, diciamo, cortigiane, letterarie della corte. La critica ha spesso sottolineato come questi brevi racconti siano
il riflesso della lingua parlata di Leonardo, sono piene di toscanismi, sono molto proprio ironiche, argute nel loro registrare quella che proprio è, diciamo, la battuta pronta ancora oggi, il fiorentino, il toscano. Pensate a Lino Montanelli, pensate a tanti scrittori, si sono proprio affederati a questa tradizione che, in cui Leonardo appunto proprio sta calato al pieno. Le sue favole sono state divise dai critici grosso modo in due settori: favole molto brevi che si esauriscono quasi nel tema, nel titolo, e che non trovano uno sviluppo, questo è tipico, scusate, perché uno parla, e invece dei racconti, delle favole molto più sviluppate, in cui addirittura diventa prevalente la ricerca della costruzione, la ricerca lessicale, arricchendo e continuando a aggiungere magari aggettivi su aggettivi, proprio in modo da cesellare quasi la lingua. Con tutto ciò però la critica, da Pallino a Galta, anche grandi scrittori contemporanei si sono interessati alle favole di Leonardo, hanno sottolineato però questo carattere fulmineo, questa caratteristica molto veloce, molto che nell'immaginare, nel descrivere talvolta un personaggio, eccetera, lo caratterizza e ne dà poi una sintesi proprio fulminante. La cosa innovativa, molti si sono ovviamente interessati a livello di studi linciani, ma anche di critica letteraria, della prima antologia del Richter alla fine dell'Ottocento, fino agli studi del Buon Giovanni degli anni 30 del secolo scorso, fino ad Augusto Marinoni, il quale ha forse per primo fatto una sindoge importantissima degli scritti letterari di Leonardo, apparsa nella prima edizione del 1952 e poi molte volte ristampata fino a questa edizione più in mano, che è del 74, che include e comprende anche nuovi materiali letterari emersi a seguito della scoperta dei codici di Madrid nel 1967. Agli studi poi successivi di Carlo Pedretti e dello stesso Carlo Lecce, che ha scelto e curato insieme a Giuditta Cerulicaro proprio la selezione di fogli di cui parliamo oggi. Dicevo appunto che tutti questi critici hanno tratteggiato questo carattere molto fulminante, molto arguto delle favole, delle facezie di Leonardo, e sottolineato soprattutto in che cosa si differenzia il contributo di Leonardo dalla tradizione toscana, o diciamo fiorentina, diciamo volgare, in senso lato del Rinascimento, soprattutto nel far parlare gli oggetti. Eravamo abituati dalle favole, da Esopo, dai grandi favolisti della cultura medievale o quattrocentesca, a sentir parlare gli animali o a sentir parlare le piante. Leonardo introduce questa cosa singolarissima che è quella dell'oggetto parlante. Vediamo in queste favole, soprattutto nel Nucleo, che è molto ricco ed è forse il più importante, custodito appunto qui alla Grosiana del Codice Atlantico, che il sasso che parla, un rasoio parlante, in modo da rendere quasi, da rendere proprio animati, vivi anche questi oggetti. E per quanto riguarda il sasso, trovo subito che sto dicendo una cosa contraddittoria, perché nella favola del sasso che dall'alto della rupe, isolato, desidera scendere, mescolarsi con il popolo sulla strada e quindi ne viene battuto, ne viene semidistrutto, Leonardo si ispira al famosissimo apologo di Don Battista Alberti, che è preso appunto a simboleggiare chi dalla vita solitaria e contemplativa vuole urbanizzarsi, arrivare appunto nella città o nel villaggio, e quindi questa ha una sua morale contro appunto i mali dell'urbanesimo. Questo mi conduce però a sottolineare un altro aspetto molto interessante, che è quello della moralizzazione di queste favole. Ognuno di questi racconti, sia che si tratti di un animale o di una pianta, e qui le piante che Leonardo usa sono meravigliose, dal cedro all'ippocastano, a delle piante rarissime,
hanno alla fine, talvolta esplicitata da Leonardo lo stesso, la loro morale, e quindi rivelano non tanto un intendimento puramente cortigiano, un divertissement fatto prima oralmente e poi gettato sulla carta per scopi puramente appunto ludici, ma rivelano anche una sorta di volontà da parte di Leonardo nel mettere in evidenza quelli che sono soprattutto i vizi e soprattutto l'ignoranza dell'umanità. Queste piante, questi animali o gli oggetti hanno dei comportamenti che vedono a corsare contro delle cose appunto che il senso pratico, l'intelligenza, l'arguzia invece avrebbe loro evitato di compiere, quindi sono in un certo senso portatrici di una sorta di moralità, una sorta di Ovidio moralizzato, che tra l'altro è Ovidio e le Metamorfosi, sono una delle fonti sicure di Leonardo, che Leonardo ha letto probabilmente, ha sentito tradurre in volgare, che trovano appunto anche nelle favole le loro tre comunicazioni. Io volevo leggere almeno tre, perché purtroppo la veste grafica e diciamo l'impianto editoriale di queste mostre, pur avendo in questo caso previsto una utile e intelligentissima appendice proprio curata da Giuditta Cervicaro, che poi magari ce la racconta, che include una piccola selezione in un Napoli e anche un testo moderno di carta relativi appunto a Napoli, relativi a quelle che possono essere le fonti letterarie di Leonardo, dalla Cerda di Certo D'Ascoli al Decameron del Boccaccio, eccetera, non abbiamo potuto inserire in conseguenza molto più massiccio e quindi costoso il catalogo, includendovi la trascrizione completa di tutte queste favole, di tutte queste facezie. E quindi sono ovviamente spesso sorteggiate o talvolta anche citate estesamente nelle schede del catalogo, ma il nostro catalogo, per l'appunto che invece ci vediamo composto, non ha lo scopo di essere un'antologia di testi letterari, è una sorta di studio che aggiorna la questione, come è il carattere, lo scopo di queste mostre, ma che per forza di cose deve rinviare a delle antologie critiche o letterarie più complete, particolarmente quella più recente, proprio curata da Carlo Lecce sugli scritti letterari di Leonardo. Allora, per questo volevo scegliervi, anche così per dare un tono un po' più leggero a questa nostra presentazione, tre brevissime favole che ho scelto in questi tre diversi settori, che sono appunto uno, quello degli alberi parlanti, un altro quello degli animali parlanti e il terzo e l'ultimo è quello degli oggetti parlanti. Allora, una delle favole più belle, che hanno anche questo risvolto diciamo morale esplicitato da Leonardo, altre non ce l'hanno, è quella relativa al fico. E dice Leonardo, scrive: stando il fico vicino all'olmo e riguardando i suoi rami essere senza frutti e avere ardimento di tenere il sole a suo acerbi fichi, con rampoglie gli disse: olmo, non hai tu vergogna a starmi dinanzi, ma aspetta che mia figlioli sia di matura età e vedrai dove ti troverai. I quali figlioli, poi maturati, capitando di una squadra di soldati, fu da quelli, per torre i suoi fichi, tutto lacerato e diramato e rotto, il quale, stando così storpiato delle sue membra, l'olmo lo dimandò, dicendo: «O fico, quant'era il meglio a stare senza figlioli e per quelli che venire in sì miserevole stato?» Questa storia si ricollega a un'altra, dove esplicitamente Leonardo dice che quelli che non si sono, quelli che non hanno rimproverato i figlioli, i bambini in tenera età, si ritrovano da adulti a trovarsi i propri figli ritorti contro perché non sono stati severamente educati. Quindi c'è questo intendimento quasi di moralità familiare. Un'altra che voglio leggere, che è bellissima, che è proprio anche si collega a questo concetto,
ma che ha anche un'implicazione, diciamo, più politica, perché molte di queste favole facezie sono in realtà anche delle allegorie politiche, è quella che riguarda i tordi. I tordi si rallegrarono forte vedendo che l'uomo prese la civetta e le tolse la libertà, quella legando con forti legami a sua piedi, la qual civetta fu poi, mediante il vischio, causa non di far perdere la libertà ai tordi, ma la loro propria vita. La favola potrebbe essere finita qui, ma invece Leonardo ci aggiunge la sua morale. Questa è detta per quelle terre, gli stati, gli staterelli, che si rallegrano di vedere perdere la libertà ai loro maggiori, cioè i maggiorenti, mediante i quali poi perdano il soccorso e rimangano legati in potenza del loro nemico, lasciando la libertà e spesse volte la vita. Quindi tutte queste favole non solo hanno degli indirizzi o delle finalità morali, ma possono avere anche delle finalità politiche, come molte anche sono le allegorie disegnate, e così in un certo senso potremmo anche vedere le favole, soprattutto le facezie, come, diciamo, il corrispettivo scritto letterario di quelle che sono le grottesche, le caricature. C'è una bellissima relativa al prete che va a benedire nello studio del pittore e con l'acqua benedetta gli macchia tutta la tavola che stava dipingendo. E questo pittore diceva: oh prete, ma cosa tu fai? Dice: ma no, io sono qui perché si dice che per ogni cosa che tu riceverai in terra ne riceverai 100 una volta in cielo. Ah, dice un pittore, bene. Allora il prete se ne va e mentre passa sotto la finestra dello studio il pittore gli tira un secchio d'acqua e quello dice: oh, ma che tu fai? E quello dice: come? Ma hai detto tu, per ogni cosa che tu riceverai in terra 100 ne riceverai in paradiso. E questa è un'altra. Allora invece la terza, che è molto carina e che fa appunto parlare un rasoio, vediamo se la trovo, ha anche questa qui un risvolto, diciamo, una sua morale finale, ed è più lunga, quindi poi non dite di più. Uscendo un giorno il rasoro di quel manico col quale si fa guai a sé medesimo e postosi al sole, questo è interessante, questo rasoio che si mette al sole, vide il sole specchiarsi nel suo corpo, della qual cosa prese somma gloria e rivolto col pensiero impietrito cominciò col secometesimo a dire: or tornerò più io a quella bottega della quale nuovamente uscito sono? Certo no, non piaccia di te che si splendida bellezza caggia in tanta viltà d'animo. Che pazzia sarebbe quella la quale mi conducesse a radere le insaponate parte dei rustichi villani e fare sì meccaniche operazioni? Or è questo corpo da simili esercizi? Pensa alla sua bellezza, alla sua lucentezza, certo no. Io mi voglio nascondere in qualche occulto loco e lì con tranquillo riposo passare la mia vita. E così, nascosto per alquanti mesi, un giorno ritornato all'aria e uscito fuori dalla sua guaina, vide sé essere fatto a similitudine d'una ruggidente sega, e la sua superficie non rispecchiare più lo splendiente sole. Con vano pentimento il danno pianse lo irriparabile danno, con seco dicendo: oh, quanto meglio era esercitare col barbiere il perduto taglio di tanta sottilità. Dov'è la lustrante superficie? Certo, la fastidiosa e brutta ruggine va tutta consumata. Questo medesimo accade negli ingegni, che in scambio dell'esercizio si danno all'ozio, i quali, a similitudine del soprattutto rasoro, perden la tagliente sua sottilità, ingegno, e la ruggine dell'ignoranza guasta la sua forma. Bellissima. Il sonno della ragione genera mostri, o il sonno dell'ingegno genera ignoranza. Ma thank you.
Grazie.